122 aziende, 488 etichette in degustazione e 206 in anteprima. Con questi numeri, oltre 4.000 presenze si è tenuto Chianti Lovers, l'anteprima del Consorzio Chianti, che ha aperto la Fortezza d'Abbasso di Firenze la settimana del vino in Toscana, con le anteprime dei principali consorzi. Oggi arriviamo con la vendemmia 2019 e la riserva del 2017, due annate molto buone, poi vabbè, non saremo noi a giudicare, ma abbiamo il grande pubblico, abbiamo la stampa questa mattina e quindi poi siamo qui disposti ad accettare commenti, anzi ci farebbe piacere avere più gente possibile oggi in giornata per confrontarci sulla qualità del prodotto. Per quanto riguarda l'annata 2019 è stata una vendemmia abbastanza ricca e positiva. Abbiamo avuto una primavera molto piovosa fino ai primi di giugno, metà giugno, ci siamo poi ripresi tra luglio ed agosto, quindi abbiamo avuto un'estate abbastanza calda, però ci sono state forti escursioni termiche soprattutto a settembre tra la notte e il giorno, che quindi hanno permesso una buona evoluzione dell'uva poco prima della raccolta, quindi un settembre abbastanza caldo ma non troppo piovoso. Infatti abbiamo avuto caldo fino a fine settembre, inizio di ottobre, e quindi ha favorito un'ottima produzione per quanto riguarda soprattutto l'uva sangiovese. Ovviamente l'anteprima è stata anche l'occasione per fare il punto sulle sfide del settore, su tutte quella di coniugare innovazione e sostenibilità. Abbiamo una grande sfida, potremmo fare veramente tantissime cose, io penso soltanto alle viti resistenti che oggi già nel nord Italia cominciano a essere piantate e piantate in quantità, quelle veramente potrebbe essere la grande svolta del mondo, perché con le viti resistenti si ridurrebbe la quantità di prodotti da dare alle nostre viti, si ridurrebbe il passaggio delle macchine all'interno del vigneto, quindi meno emissione di CO2. Insomma, è una cosa che va messa sul tavolo e affrontata a 360 gradi. Ospite di Chianti Lovers anche il consorzio del Morellino di Scansano, che ha ribadito anche come il vino oggi non sia solo prodotto d'eccellenza ma abbia anche una funzione di promozione del territorio ed esperienza turistica. Lo scorso anno abbiamo lanciato un progetto unico nel mondo del vino, Morellino Green. È un progetto di mobilità sostenibile che abbiamo appunto sviluppato nell'area del Morellino di Scansano. In cosa consiste? Il consorzio in primis e diverse aziende associate si sono dotate di stazioni di ricarica e siamo diventati una delle prime denominazioni EV friendly, quindi amici dei possessori di auto elettriche, per attirare questo tipo di turismo che è una nicchia, però soprattutto anche un messaggio che vogliamo mandare sull'attenzione di un territorio come quello della Maremma e del Morellino, che per propria natura strizzano l'occhio a una fruizione sostenibile e green.